Ciao, sono Vincenzo, ho 28 anni e sono un tecnico restauratore specializzato sugli strumenti del periodo romantico. L'occasione che abbiamo è quella di restaurare un prestigioso pianoforte storico francese del 1847, marchio Erard, autografato dal pianista Sigismund Thalberg. Il restauro sarà di tipo integrale e filologico. Il fine sarà quindi la ricerca e il ripristino del suono autentico e saranno vietati aggiornamenti di qualsiasi tipo. I fondi raccolti verranno utilizzati in 5 modi: acquisto attrezzatura idonea per lavorare nella massima sicurezza e nella massima efficienza, acquisto di materiali affinché siano identici a quelli utilizzati nel 1847, solo così si può raggiungere il timbro del periodo romantico, lavori di ebanisteria e il punto più oneroso. Lo strumento purtroppo versava in condizioni di abbandono. La riparazione della tavola armonica e la sostituzione del somiere sono tra gli interventi più importanti. Consulenze esterne è una parte di budget destinata ad alcune maestranze altamente specializzate. Il loro aiuto mi servirà per esempio nella ricostruzione della cordiera dei bassi in ferro e ottone filata a mano. Evento di inaugurazione. Lo strumento, per definizione, è un mezzo, e restaurare uno strumento che resti inutilizzato vuol dire in parte perdere il fine del restauro. Per questo organizzeremo un concerto con il nostro pianoforte RAR. Per compiere questa impresa non sarò da solo. Avrò l'aiuto di mio padre Giovanni, ebanista di professione. Con lui affronterò il restauro del mobile e la verniciatura con la tecnica della gomma lacca a tampone. La sua presenza è per me garanzia sull'esito del restauro. Per aiutarmi in questo progetto ho ideato diverse ricompense. Ognuna di queste prevede la tua partecipazione attiva all'interno del restauro. I premi vanno dalla condivisione del materiale informativo riguardante la fase del restauro fino alla possibilità di partecipare al concerto di inaugurazione. Inoltre, per i più interessati, c'è la possibilità di trascorrere una o più giornate all'interno del laboratorio, in modo da prendere attivamente parte alle fasi di restauro. Ti ringrazio e ci vediamo al concerto.